Finalmente è arrivato un momento tanto atteso, quindi questo esordio verrà domani e le sensazioni dobbiamo pensare positivo, quindi è una questione importante pensare positivo, essere fiduciosi, sapendo che dobbiamo lavorare tanto, sapendo che ci confrontiamo con delle realtà importanti, con squadre importanti. La nostra, sapete, è una squadra tutta nuova, molto giovane, sappiamo che dobbiamo fare del gruppo la nostra forza, come è stata nelle annate precedenti. Adesso mettere insieme tanti giocatori occorrerà del tempo e le partite che affronteremo, soprattutto quelle iniziali, ci dirà veramente a che punto siamo, se magari siamo arrivati a raggiungere quell'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello di poterci giocare le partite a viso aperto con tutti e cercare di poter fare risultato a prescindere che abbiamo di fronte. Noi proveremo in questo, però ecco, la verifica la faremo fin già da domani, affrontando le squadre di spessore come il Gubbio, come sarà l'Entella e ancora successivamente. La situazione della squadra al momento qual Ma abbiamo qualche problema, qualche giocatore, diciamo, qualche problema fisico, però non fa parte del mio costume magari recriminare sulle assenze importanti. Perché questo capiterà a noi, capiterà ad altre squadre nell'arco del campionato. Dobbiamo essere forti come gruppo, come squadra e dobbiamo sopperire alle mancanze, in questo caso, dei giocatori esperti con altre componenti, che può essere l'entusiasmo, l'agonismo e la compattezza come squadra. Quindi confido sempre nella forza del gruppo e della squadra per sopperire qualche di volta in volta quando dovesse mancare qualche giocatore importante. Posso dire? Prego. Ci sei. Ovviamente tralasciando un po' la situazione tattica e tecnica, ma quanto sarà importante impattare bene a livello emotivo per lo storico esordiente. Ma sarà fondamentale, quindi abbiamo lavorato per questo un mese e mezzo che lavoriamo per affrontare questa prima gara di campionato. Sarà una partita difficile, però noi sono convinto, siamo tutti convinti di poter giocarci la partita. Ecco, ci saranno delle difficoltà sicuramente, però noi sappiamo che a tale difficoltà dobbiamo dare tali risposte importanti. Quindi siamo consapevoli di questo e non vediamo l'ora di cominciare. E quindi poi sarà il campo a decidere, come ho detto un attimo fa, se siamo arrivati giusti al momento giusto, giusto proprio con l'atteggiamento e l'equilibrio e compattezza di squadra fin dalla prima partita. Sicuramente, per esperienza, avremo sicuramente qualcosa su cui dobbiamo lavorare, però, consapevoli di questo, dobbiamo essere squadra fin da subito. Commissario, affrontate una formazione che, benché sia non la piazza più grande della Lega Pro, però è, diciamo, un abitué, una piazza con un allenatore che ha grandissima esperienza in terza serie come Piero Braglia, che ha cambiato tantissimo. Penso che possa avere le stesse difficoltà che potete avere voi, anche loro hanno cambiato tantissimo. Quali abbiamo fatto oggi l'ultimo 13 movimenti di mercato. Sì, sicuramente quando si cambia tanto come abbiamo fatto noi, non è facile trovare gli equilibri giusti. È chiaro che il gruppo, come hai detto, è a capo di un allenatore esperto, un'istituzione anche per categorie superiori come Piero Braglia, e ha scelto giocatori importanti per la categoria, Di Massimo, Mercatante e via dicendo. Quindi mi auguro che anche loro non abbiano raggiunto l'intesa immediata come gruppo e come squadra. Quindi avremo difficoltà noi, mi auguro che a loro. Quindi poi sarà soprattutto il collettivo che può, ecco, essere la forza in questo momento e mascherare qualche lacuna iniziale che sicuramente avremo noi. Mi auguro che apre il dubbio. A proposito degli assenti, sappiamo che probabilmente, diciamo, chi sostituirà Botticelli, più o meno ce lo possiamo immaginare. Un po' qualche dubbio in più su chi invece sostituirà Stefano
Ma dire, le ultime uscite amichevoli hai provato più di una volta Nicolas Di Filippo, per domani pensi di confermare oppure no? Ma in linea di massima penso, sono anche dell'idea di fare giocare giocatori al proprio ruolo, quindi in questo momento forse Lombardi è quello che ha più la caratteristica di centrocampista, quindi probabilmente inizierà Lombardi e Di Filippo farà il suo ruolo abituale difensore, quindi per il modo di fare, se non sono costretto, mi piace far giocare ognuno al posto suo. Questa sulla presenza anche di Scaramella, un giorno di dopo la sentenza di dire che non ha spostato di fatto la società di Lega, c'è soddisfazione da parte vostra è stimolante, no? Anche questo. Beh, già quando abbiamo iniziato la preparazione si era parlato di questa cosa qua, quindi fare il derby con il Pescara per noi è una cosa impensabile, è qualcosa che ci onora fortemente.